Amiche ed amici di D-Day, buon martedì, ben ritrovati, 25esima puntata stagionale del web show dedicato al mondo del calcio dilettantistico, tantissimi temi in questa puntata, la numero 125, sommando tutte le 5 edizioni che siamo arrivati a realizzare, abbiamo tanti ospiti, tanti contenuti da commentare, da guardare, e ospiti appunto che già scalpitano per parlare delle tematiche che ci ha lasciato in eredità l'ultimo weekend. Siamo in diretta come sempre sui nostri canali web e social, vi invito a seguirci, a scriverci in diretta, perché Marco Bernardini, giornalista della Gazzetta dello Sport, è pronto a dello Sport, Gazzetta di Parma, e 12 tipo Parma. Marco, abbiamo un po' esagerato, però sì, è un po' ingigantito, però bene, dai. Sky, buon pomeriggio e ben ritrovato. Sono Marco, pronto a interagire con voi. Ditemi se sono pronto anche gli altri ospiti che abbiamo visto brevemente in un'inquadratura rapida. Ora gli dedichiamo un primo piano grazie al contributo della nostra regia capitanata dal direttore Francesco Lì. Andrai direttamente sul presidente del Borgo San Donnino, che si sta riprendendo alla grande per questo rush finale. Poi ci sono tante cose da commentare. Do un benvenuto e un grande abbraccio a Luca Magni, presidente del Borgo. Ciao a tutti. Buonasera, averti qui, grazie per il tempo che ci dedichi. E arriviamo subito a parlare anche del tuo Borgo. Prima però presentiamo anche gli altri due ospiti, in attesa di Simone Comani, che ci raggiungerà più tardi. Il direttore sportivo del Terme Monticelli, che sogna il ritorno in promozione, Maurizio Marchini. Intanto torna lui a trovarci. Ciao Maurizio. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Ciao direttore, ben trovato, e saluto, do un ben trovato al mister della futura Fornovo Medesano, che ha ottenuto la salvezza in promozione e che ritrova in questa puntata il suo ex direttore sportivo Maurizio Marchini e Alessandro Piscina. Ciao mister. Buon pomeriggio a te. Ora abbiamo fatto tutte le presentazioni. Marco, se sei d'accordo, lascerei la parola al presidente del Borgo San Donnino, Luca Magni, che ha sicuramente tante cose da raccontarci. Purtroppo il calcio in questo fine settimana viene in secondo piano, sono successi dei brutti episodi di cronaca. Direi di riguardarli in un video che dura una quindicina di secondi per capire cosa è successo nel finale di partita, anzi dopo la partita, Borgo San Donnino Sant'Angelo. Poi il presidente ci racconterà l'accaduto. Intanto abbiamo una piccola testimonianza video, la guardiamo. Purtroppo episodi incresciosi che hanno coinvolto la clubhouse del centro sportivo di Fidenza. Ecco, presso il video ci ha mostrato il durante e il dopo, come è stata rasa al suolo la clubhouse, che è stata un po' il campo di battaglia tra la tifoseria organizzata del Sant'Angelo e qualche tifoso magari un po' agitato del Borgo, ma ricordiamo che il Borgo ha dei simpatizzanti. Purtroppo quello che è successo è molto evitabile, si poteva evitare sia il Ballotta, fossero stati fatti gli investimenti adeguati per separare il tifo organizzato, gli ultras ospiti. Qua a Fidenza non abbiamo la separazione in tribuna tra le tifoserie e ospiti locali. È un ottimo centro sportivo, ma non è ancora adatto a ospitare delle società di Serie D che hanno anche i tifosi in seguito. A Fidenza non era mai successo nulla, ma perché questa volta anche ogni società ha qualche tifoso, simpatizzante, un po' agitato, un po' caldo. Purtroppo noi siamo stati provocati dagli ultras del Sant'Angelo, perché ci sfottevano del gol non dato, regolare, all'85esimo, che ci avrebbe permesso di vincere. Noi in questa situazione di classifica, di finale del campionato, siamo molto tutti, insomma, in apprensione per raggiungere i massimi risultati, a raggiungere più vittorie possibile per permettersi di raggiungere i play-out. Purtroppo abbiamo qualche tifoso un po' caldo che è stato ingenuo
a reagire alle provocazioni dandogli corda, da parole sono partiti gli spintoni, è caduta la compagna di un nostro tifoso, il quale dopo sono iniziati a darsi delle botte, a darsi dei pugni in faccia, e hanno pensato bene di scappare dalla tribuna per allontanarsi, diriguarsi dai 50 tifosi del Sant'Angelo presso la nostra clubhouse. Presso la clubhouse, dove c'erano dentro famiglie, donne, bambini, sia che a guardare la partita della prima squadra, sia anche perché per passare una domenica pomeriggio serena all'interno del centro sportivo. Purtroppo, dopo, si sono sentiti colpiti e feriti, quelli del Sant'Angelo hanno pensato bene di distruggere tutto. Sono intervenuti Sì, i carabinieri, ma però non si sono mica immischiati in mezzo alla rissa. Noi anche perché 50 50 tifosi sono tanti da contenere. questa settimana dalla società Sant'Angelo avevamo con i carabinieri di Fidenza, la questura di Parma e la questura di Lodi, avevamo segnalato le due società dell'arrivo dei tifosi che seguono costantemente la propria società, il proprio club anche in trasferta. Purtroppo la questura ha mandato solamente 3 carabinieri, ma però 3 carabinieri sono troppo pochi e capisco anche che non siano intervenuti nella rissa, perché chiunque interveniva prendeva delle botte. Io per primo non sono intervenuto per separare quelli che si davano a botte, perché chi si avvicinava le prendeva. Addirittura i tifosi del Sant'Angelo sono andati anche in cucina a rubare un coltello. Cioè, loro non erano fuori controllo, loro sono dei tifosi dell'Ultras che purtroppo per i loro comportamenti non possono seguire la propria squadra del cuore perché hanno il DASPO, allora seguono la squadra più vicina a loro, sì, sono diventati tifosi del Sant'Angelo per questo. Questo ci fa anche capire la complessità della Serie D, Presidente, perché cioè anche la struttura sportiva, intanto la regia ci segnala che abbiamo un ospite da introdurre, e saluterei anche Simone Comani che è arrivato qui con noi a fare il colpo. Torniamo sul tema del borgo, dicevo, complessa anche la Serie D perché ci sono tante misure di sicurezza, anche dalle cose più banali, i biglietti nominativi, tanto per pensare alla prima cosa, no? Che potrebbe dare una misura di sicurezza su chi frequenta gli stadi, e solitamente a Fidenza siamo abituati a vedere le famiglie, non gli ultras. E questo è un aspetto che deve far ragionare le società che partecipano alla Serie D, ma al tempo stesso anche chi organizza questi campionati. Marco, passo la palla a te e poi parliamo di campo. Sì, beh. L'episodio che per fortuna non ha creato dei danni maggiori, anzi, Presidente, avete fatto magari un conteggio dei danni, anche se la clubhouse poi è gestita da privati, no? Le sclerosi, ma no, ma pochissimo, più che altro è il danno d'immagine. Lo spavento delle famiglie. A me dispiace perché il Bellotto è sempre stato un luogo sicuro dove le famiglie potessero portare i propri figli. Non vorrei che i giocatori delle giovanili con i loro genitori, che spesso ci vengono a sostenere la domenica, perché ogni tesserato delle giovanili ha l'ingresso gratuito insieme ai propri genitori, e allora volevo creare, insomma, un collante tra il settore giovanile e la prima squadra. Non vorrei che questi episodi allontanassero le famiglie della prima squadra durante la domenica. E più che altro quello, a parte qualche sedia rotta, insomma, a livello di immagine abbiamo perso, dopo qualche 100 euro, ma non è quello, non è questione di soldi, è proprio questione di una brutta figura. Noi E questo raccogliamo sì è. l'appello del Presidente e lo estendiamo, cioè non abbandonate il borgo e soprattutto non spaventatevi perché questo è un episodio Però che... il proprietario dell'impianto sportivo, cioè il comune, deve fare qualcosa per tenere separate, per ospitare Sì. Delle delle tifosi. Prego. tifoserie come quelle del Sant'Angelo. E anche questo è un altro appello che noi raccogliamo ed estendiamo, facciamo da cassa di risonanza. Marco, poi c'è il campo. Abbiamo parlato di questi fatti extracampo, purtroppo, però sono accaduti, dovevamo fare cronaca. Poi c'è il campo e c'è il Borgo che è in una fase positiva del suo percorso e faccio mea culpa, non avrei mai pensato
che la squadra riuscisse a raggiungere l'obiettivo play-out, adesso è lì alla portata. Vedevamo prima la classifica, c'è il tema della Pistoiese che, non presentandosi per la prima di fila, è stata esclusa, verrà esclusa dal campionato. Ora qui vedete un asterischino nella classifica, abbiamo messo sub iudice, ma sappiamo già che finirà 3-0 la partita, e con l'esclusione della squadra toscana. E il Borgo è lì che sta inseguendo il progresso, che sta accorciando il suo divario dalla San Maurese. Chapeau al lavoro di mister Baratta, che, come dicevamo settimana scorsa in questa sede, ha anche rivitalizzato alcuni giocatori. Un esempio su tutti mi è sembrato Piga, che ha fatto delle paratone nelle ultime partite. Marco. Sì, direi che il Borgo è tornato a credere nei play-out sotto la gestione Baratta, 11 punti in 7 partite con 3 vittorie, 2 pareggi, altrettante sconfitte, 7 nelle ultime 3, anche se poi purtroppo i 3 fatti con la Pistoiese verranno tolti da classifica. Un Borgo che però se la sta giocando alla grande, direi che se c'era una persona che può salvare il Borgo, questa è assolutamente Gianluca Baratta, che insomma ha già allenato la squadra in passato, è stato chiamato in un momento molto complicato, sembrava quasi dovesse fare da traghettatore per chiudere dignitosamente una stagione. Invece, in fondo, guardando anche i risultati, il Borgo è sicuramente quella che in questo momento sta meglio tra le squadre che lottano per non retrocedere, ed è giusto crederci in queste ultime giornate, perché anche al netto dei punti che poi verranno tolti anche allo stesso Borgo con l'esclusione dal torneo della Pistoiese, il Borgo si ritrova comunque a 7 punti da Progresso e San Maurese e è rientrato a pieno titolo nella lotta play-out e di conseguenza salvezza. Lo chiediamo anche al presidente Luca Magni, si aspettava questo balzo. Innanzitutto, Lorenzo, Sì. non vorrei che me l'avessi tirata a dirmi che un mese fa ci davi per spacciati come eravamo davvero in difficoltà. Se adesso, dopo questa gufata, non dovessimo raggiungere i playout, dopo ti vengo a parlare di persona e ti faccio un bel gesto di persona. Allora, guarda, io Comunque. mi difendo con le scaramanzie. Dai, no, ma dai, lasciamo stare. Comunque, anche l'esclusione del Pistoiese non è che ci ne va tanto vantaggio, perché adesso, Ok. secondo me, era meglio questa classifica attuale senza l'esclusione del Pistoiese, ritengo io, vero Marco? Sì, perché perdi 2 punti rispetto al progresso quindi sì, è un Dico, insomma, problema. è complicato. E in più io devo fare un complimento ai ragazzi e a tutto lo staff, perché stanno facendo bene le ultime partite, senza dimenticare che è in un momento della stagione dove abbiamo moltissime assenze. Abbiamo fuori 4 giocatori over al centrocampo, e i sostituti sono dei ragazzi degli under, così stanno sostituendo i ragazzi cosiddetti quelli titolari alla grande, e sono davvero contento. Sono punti che valgono tantissimo, questi qua che stiamo ottenendo in un momento complicato di rosa. Ci sono compattati, sono davvero contento della mia squadra e dello staff tecnico. Io ho detto questo prima, Presidente, perché per come si erano messe le cose fino a un mese e mezzo fa, sembrava che il trend fosse un encefalogramma piatto. Invece, nell'ultimo mese, anche la vittoria al Cardiopalma con Lentigione ha dimostrato che la squadra è proprio viva, ci crede. Quindi ci auguriamo che anche dall'impegno con il Corticella continui questo bel momento, e il Borgo deve tenere alto l'onore delle squadre toscane. Domenica siamo stati anche condannati che non c'erano mica gli ultras di Sant'Angelo, continuavano a provocare e a offendere i segnalini dal loro lato, non ci hanno convalidato un gol regolare dentro mezzo metro, con tanto di immagini. Cioè, è un momento che stiamo facendo bene, sono contento, ma però anche tra infortunati, insomma, non sai che potevamo anche ottenere di più. Potevamo continuare di più, dopo cosa vuoi mai? Con i secoli, ma sicuramente non si fa classifica. Faccio intervenire anche il mister, che so che è documentatissimo su ogni categoria, mister Piscina, sul Borgo, su mister Baratta, che cosa hai da aggiungere a quanto già non è stato detto? Ma niente, guarda, io con mister Baratta mi sento abbastanza spesso, perché cioè, lo stimo, quindi assolutamente ci sentiamo spesso. La prima cosa che ho fatto domenica, quando ho visto che la Pistoiese non si era presentata e quindi automaticamente sarebbe stata esclusa, sono andato a guardare la classifica aggiornata
con tutte le, diciamo, le squadre che a cui hanno tolto i punti che avevano fatto con la Pistoiese, e quindi ho visto la classifica. Comunque sì, il discorso del fatto che forse la classifica a livello di punti, col fatto del progresso che avrà punti in meno qua e là, però secondo me questo discorso deve avere comunque una squadra automaticamente retrocessa e l'ultima non è male nell'ottica delle ultime partite. Secondo me il Borgo avrà, glielo auguro di cuore, le chance di giocarsi la salvezza, probabilmente attraverso un play-out, ma credo che abbia tutte le carte in regola. Se questa squadra fosse il progresso, se fosse una di quelle lì appena sopra il progresso, per giocarsi questa salvezza che già in un momento dell'annata ormai sembrava insperata, ma che in realtà adesso si tocca con mano. E poi arrivarci con lo slancio, ecco, arrivare a uno spareggio importante, come ci si arriva, non dalla posizione. Sarebbe un avversario scomodo. E poi sperando anche di recuperare i vari Belli e Rossi che erano fuori nelle ultime partite. Juric, Shom, eccetera, eccetera, eccetera. Non è poco, ecco, per una squadra che deve salvarsi, i quattro più esperti. Insomma, facciamo in bocca al lupo al Borgo, che domenica gioca in trasferta contro il Corticella, la squadra che si è rivelata una bella sorpresa di questa stagione di Serie D. Girerei l'argomento sull'eccellenza, volterei pagina. Presidente, se vuoi restare ancora 2-3 minuti. Vi saluto, che vado al campo, salutare i ragazzi. Allora, salutaceli anche da parte nostra. Grazie, Presidente Magni, per essere stato con noi. Un in bocca al lupo, chiudiamo presto. Siamo il Presidente del Borgo, restiamo comunque in compagnia di Maurizio Marchini e Simone Comani, oltre che di Mister Piscina, per commentare appunto l'eccellenza. Vi dicevo, volevo far vedere anche una classifica particolare del campionato di eccellenza. Prima però, Marco, stavo dimenticandomi, introdurre gli up and down che iniziano proprio dall'eccellenza. Poi abbiamo due squadre sono state grandi protagoniste in questo weekend. Poi abbiamo vi pronuncio delle sorprese, delle classifiche speciali, le classifiche comparative. Poi dopo ve le spieghiamo. Intanto, up, e abbiamo tra gli up i down, li vediamo dopo. Gli up partiamo con quelli dell'ospite, fatti da Marco Bernardini. Fiorentina era il Salabaganza. Marco, spiegali tu e Salso Marino. Sì, ancora vivi, diciamo che Fidentina e Salabaganza erano uno snodo cruciale stagione, chiaramente campionati e posizioni di classifiche ben differenti, però la Fidentina, dopo la sconfitta immeritata e con qualche episodio dubbio arbitrale, per usare un eufemismo, con lo Zola Predrosa si era un po' trovata in difficoltà, è andata a vincere in casa della Pieve Nonantola senza Pasaro, e considerando anche il buon momento che stavano attraversando i padroni di casa, è una sorta di ultima chiamata, e la Fidentina è tornata, è più che mai in corsa salvezza, tra l'altro 26 punti nel giorno di ritorno, un ritmo da playoff, e allo stesso modo il Real Salabaganza, che insomma si giocava un po' tutto in questa partita con il Campagnolo, è riuscito a vincere in rimonta al 91esimo grazie a una rete di Adriano Pellacini. La situazione in realtà non è cambiata tantissimo, complice la vittoria a sorpresa dell'Uzzara sul Felino, però se non altro, insomma, i ragazzi di Ferrari si sono ripresi un'altra settimana di passione, ecco, con, e poi vabbè, il Salso, perché è ovvio che in due partite si spiega anche il down del Felino, ecco, quindi sì, è chiaramente molto collegato. Non credo che, insomma, a Salabaganza siano stati molto contenti del risultato raccolto dai cugini rosso-blu. Invece vabbè, il Salso va da sé, 4 punti in 2 giornate con Terre di Castelli e Correggese, sono 4 punti che ad oggi permetterebbero al Salso di essere salvo direttamente, a discapito proprio dello Zola Predosa, che invece è stato sconfitto da Real Formigine. E poi abbiamo anche, avete visto le nomination di chi ha fatto male, oltre al Felino Marco ha identificato l'attaccante del Sorbolo Coappa, che ha fatto un piacere a Maurizio Marchini sbagliando un rigore, poi ci arriviamo sulla prima categoria. Vi mostro anche gli up and down di Sport Parma, che anche per noi, ecco, Fidentina e Salso Maggiore meritano una nomination, considerando che abbiamo detto la giornata degli Highlander, perché come avrete letto dalla top 5 di ieri sera del nostro Leonardo Gabelli, hanno segnato Visconti e Villone, che sono stati due dei tre soli marcatori nati negli anni 90 in questa giornata, la 32esima d'eccellenza. 17 volte a 0, qui abbiamo tra gli up il Monticelli
di Maurizio Marchini. Tra poco lo faremo commentare dal direttore sportivo. La squadra termale non prende praticamente mai gol, chiude sempre col clean sheet. Tra i down, Felino, non pervenuto, abbiamo detto, insomma, malissimo questa sconfitta con Luzzara, probabilmente dettata anche da un momento complicato a livello extra campo. E infine la bandiera bianca del Palanzaro, che purtroppo col secondo KO forse dice addio ai sogni vittoria nel campionato di promozione. Facendo un po' ordine, allora, abbiamo messo lì tanti argomenti, abbiamo anche Simone Comani, il suo Marzolara, abbiamo i suoi gol da vedere. Partirei intanto da un assaggio di quello che è successo. Maurizio Marchini, abbiamo nominato più volte il Monticelli, se vuoi intanto commentarci gli up and down, tra cui il tuo Monti, sei d'accordo con le nostre nomination? Quanto piacere ti fa vedere una squadra, la tua prima, in virtù anche dei tanti punti conquistati grazie ai shit. Ma il calcio è bello perché è strano. Se pensiamo che noi praticamente rispetto all'anno scorso, e dopo una retrocessione veramente inaspettata e dolorosissima, abbiamo sostanzialmente cambiato tutta la difesa. Non c'è un solo giocatore che l'anno scorso era con noi in promozione. Quindi una difesa tutta nuova, una difesa che è composta da elementi in parte esperti, in parte giovani, con due portieri bravi. E con un portiere Basoni che è partito dall'inizio perché Fabri poi tra l'altro era anche infortunato oppure era assente, che ha fatto benissimo come sta facendo bene adesso, e Fabri che quando è subentrato ha fatto bene. La difesa è una difesa composta da elementi esperti, perché c'è Marcotti, c'è Martinez, c'è un ragazzo giovane sulla destra che si chiama Pelosi, e poi abbiamo trovato un giocatore che aveva smesso, si chiama Cook, insomma, di fatto la difesa è nuova, poi anche altri giovani che hanno fatto bene quando hanno giocato. La nostra è una squadra solida, non segna tanto, e questo forse è un po' anche una sorpresa, però di fatto evidentemente anche se non segniamo tanto, ma siamo lì, vuol dire che anche la fase difensiva, anche gli attaccanti fanno la fase difensiva e la fanno anche molto bene. E se parliamo dell'inizio, posso dire che quando siamo partiti, a parte il discorso della retrocessione veramente incredibile per come è venuta, non sapevamo bene dove potevamo collocarci. In realtà l'obiettivo era rimanere nelle zone alte, perché una retrocessione, poi come è venuto, poi quando cambi così tanto, perché due terzi della squadra è cambiata, non sai mai a cosa vai incontro, la categoria è totalmente differente, e quindi insomma ci godiamo questo primo posto, siamo stati primi per tanto tempo, poi siamo stati raggiunti e adesso domenica c'è un match point, che poi in realtà non sarebbe neanche un match point perché c'è ancora un'altra giornata, quindi insomma tutto sommato, però insomma credo che domenica sarà proprio una bella partita da vedere. Maurizio, c'è Comani che c'ha il sorriso sotto i baffi che non ha, perché tu dici poi c'è un'altra giornata, l'ultima, e allora qua andiamo direttamente sul tema caldo della prima categoria, girone B. Simone, io spero che lui non giochi come ha giocato l'andata, perché veramente è stato devastante, nonostante siamo riusciti a strappare un pareggio veramente coi denti, quindi insomma spero che sia un po' meno rispetto all'andata. Io spero che venite a Marzolara che dovete ancora vincere il campionato, perché godo giocare da Dio quelle partite lì. Quindi, quindi lancia la sfida qua, Simone. Ma guarda, possiamo fare che se per caso ci andasse bene domenica, facciamo finta che non abbiamo ancora vinto, non c'è problema. Guarda. Va bene anche così allora. Ci anticipiamo, no. questi ultimi minuti di stagione che per Monticelli e Marzolara saranno coincidenti alla Moretti, e si giocherà l'ultima giornata. Monticelli potrebbe arrivare bisognoso di punti, perché c'è lo scontro diretto, cioè bisognoso di punti per mettersi sicuramente lo scudetto in tasca, o altrimenti potrebbe anche arrivare già scudettato, già campione. Tutto dipenderà dallo scontro diretto col Sorbolo, oppure tutto, Simone, dipenderà dai tuoi piedi, dalle tue gesta, quando affronterai la squadra di Mister Del Monte. Intanto, così,
dicevo, diamo un assaggio sulla prima categoria, siamo stati a bomba sul girone, parlando di te, abbiamo aggiornato i numeri, sei venuto a trovare verso novembre, abbiamo aggiornato le tue statistiche, 15 gol con 2 rigori nelle 23 partite che hai giocato, e nel 2024 ne hai fatti 5, ma grazie ai rigori a Rossetti, spiegaci questa cosa. No, allora, ho avuto un infortunio che mi ha tenuto fuori 4 giornate, quindi rispetto al girone d'andata, che l'ho giocate 14 su 15, ho giocato di meno. E per il resto, da gennaio in poi è arrivato Rossetti, che non ha messo a segno nessun gol, però me ne ha fatti fare, perché me ne ha fatti fare 3 su 5, ovvero restanti oltre i rigori. Quindi diciamo che ci abbiamo un po' di intesa, ecco. Ti viene ringraziato ovviamente da Simone, che ha fatto tanti gol, poi li abbiamo raccolti nella Goal Collection che ci andremo a vedere, ne ha fatti 2 in quest'ultimo weekend contro il Team Traversetolo. Dopo, Simone, ritorniamo a bomba sulla prima categoria, perché anche qui avremo le classifiche comparative. Mister Piscina, parliamo anche un attimo della tua futura Fornavo Medesano, del tuo campionato di promozione. L'ultima partita vi ha visto... Io tifo fortissimamente Monticelli. È chiaro, cioè, sei un ex, non potrebbe essere diversamente. Cioè, ormai le squadre... Grazie, Ale. Le squadre che sono a 49 non possono più vincere. Ecco, come la vedete questa... Allora, ormai il primo posto ce la giocano le prime due, fuori di dubbio. Io avevo un'altra squadra simpatizzante per legami familiari, che era il Palanzano, dove ho tantissimi amici, però Monticelli adesso è assolutamente, io tifo smoderatamente Monticelli e mi auguro che tornino dove devono tornare. Sì, c'è stato il Sorbolo che ha fatto un bel percorso nel girone di ritorno. Veramente il Sorbolo ha fatto un pilota importante, io però so che domenica c'è lo sconto diretto e sarebbe bisogno andarla a vedere, dovevamo fare un bel... Bollissimo anticipo, era molto più bello, però sarebbe stato un sacco di gente, secondo me. Però niente, guarderò il risultato quando finiscono le partite. Anch'io avrei voluto vedere volentieri i Monticelli Sorbolo, però l'anticipo Maurizio non si può richiedere, no? Ma no, assolutamente. Cosa giocano contro, cioè, quindi non è che ci vuole concomitanza con gli altri campi. Sarebbe bello in effetti giocare di sabato, non si può. Niente, mister, dovremmo non è permesso. Ti ha reso conti delle cronache. E invece tu avrai l'ultima partita casalinga domenica contro la Ponte Nurese con la tua futura Fornavo Medesano, che ha ottenuto la salvezza nel tuo ex campo di Carignano. Sì, vabbè. Adesso da un punto di vista matematico, come dici tu, è arrivata domenica. A me piace però dare anche meriti ai ragazzi, nel senso che quando arrivai lì ai primi di settembre mi chiesero se era possibile di salvarsi e di stare, se si poteva, nella zona, diciamo, sinistra della classifica. Io credo che noi fondamentalmente siamo stati, tranne qualche apparizione, quasi sempre a sinistra, ok? Ci siamo salvati da un punto di vista matematico, sì, domenica scorsa, però in realtà le squadre dietro di noi sono sempre state tantissime. È vero che è una classifica, questa della promozione generale, talmente corta che bisognava sempre stare attenti, però in realtà noi abbiamo avuto sempre dietro 9-10 squadre, quindi dovevano vincere tutte per venirci davanti. Detto questo, ripeto, quello che ci era stato chiesto l'abbiamo comunque, credo, ottenuto. E la società veniva comunque da una salvezza all'ultima giornata. Credo che quest'anno, benché, come tu ben sai, sia una piazza dove c'è comunque un po' di pressione, in quella di Medesano forse anche eccessiva, nel senso che comunque, ripeto, l'allenatore magari è un po' che allena e fa anche meno fatica, i giocatori un pochino la sentono, e quindi, diciamo così, ci siamo salvati matematicamente domenica, ma credo che i ragazzi abbiano fatto quello che era nelle nostre corde, ecco. Poi adesso finire a 40, si potrebbe finire a 49, come finire a 43, come a 44, dipenderà cosa faremo le ultime due partite. Però, ripeto, al di là di critiche
che sono sempre abbastanza frequenti da noi, mi sento di elogiare i ragazzi perché secondo me comunque hanno fatto il loro. No, sicuramente il campionato della futura, come diceva anche il mister, piscina in linea con gli obiettivi, la salvezza è arrivata in anticipo. Diciamo che quelle di Parma quest'anno sono state tutte un po' fuori dai giochi, no Marco, se ci potevamo aspettare almeno una sorpresa tra le prime cinque siamo stati delusi, però poi tutto sommato forse la futura Fornovo Medesano anche come società in promozione quest'anno si è dimostrata quella più strutturata o comunque che è riuscita a mantenere poi, no, le promesse che invece magari altre hanno disatteso, no? Poi le critiche immagino ci possono essere un po' dappertutto, soprattutto per chi fa il mister, e Alessandro lo sa che si è sempre sotto... No, ripeto, per quello che riguarda il mister nessun problema, cioè ripeto, ormai un po' che alleno e riesco più o meno a gestire certe situazioni. Sul discorso delle squadre che stavate dicendo, le squadre che hanno raggiunto gli obiettivi, ma sì, forse qualcuno all'inizio si aspettava forse di più, mi ricordo di aver letto quest'estate dei pronostici, mettevano qualche posto più in alto il Felino e il Carignano, però ripeto, il gap con le Piacentine è abbastanza marcato e quando c'è un campionato così equilibrato fa veramente la differenza uno o due vittorie in più o una vittoria o due in meno, perché se guardate la classifica, se una squadra avesse fatto due vittorie in più sarebbe quinta o sesta in classifica, se ne fai due in meno sei in zona della retrocessione. Guarda, sai cosa, visto che me l'hai chiamata, ti faccio vedere questa cosa, mister. Partendo dalla prima classifica comparativa, che oggi ci abbiamo lavorato su alacremente, partendo da quella della promozione, visto che ne stavamo parlando, abbiamo preso in esame le prime 15 partite dell'andata, quindi abbiamo escluso le ultime due, e ovviamente non possiamo mettere le ultime due del ritorno perché ancora si devono disputare, e abbiamo preso le prime 15 del girone di ritorno. E facciamo il confronto dei punti e vediamo il saldo, il bilancio, tra chi ne ha fatti di più, chi ne ha fatti di meno. Quello che balza all'occhio è il più 19 della San Martinese, grazie anche a quella striscia clamorosa di 10 vittorie consecutive da gennaio in avanti. Poi abbiamo un bel più 10 per ha rimontato la risalita dei bassi fondi. Per quanto riguarda quelli di Parma, allora la futura Fornovo Medesano è abbastanza in linea, 23 punti erano stati fatti all'andata, 20 al ritorno, c'è un meno 3 che può essere bilanciato nelle ultime due giornate, male il Noceto, meno 11, male il Salabaganza, meno 10, bene il Cervo che si è ripreso anche grazie, direi, agli investimenti sul mercato di dicembre, meno 9 anche per il Felino, il Carignano, meno 4, insomma, saranno decisive le ultime due, Marco. Sì, sì, saranno decisive le ultime due, si spicca la San Martinese che tra l'altro non perde dal 7 di gennaio, vende a 4 pareggi di fila, quindi sì, la San Martinese sicuramente ha un po' rallentato, però ecco, la tipicità di questo girone è vedere che praticamente i piazzamenti playoff sono già assegnati e era una quota che insomma sarebbe stata difficile da raggiungere, quindi è chiaro che nel momento in cui... Perché il playoff con la seconda fino a qualche settimana fa... Sì, però dico, sicuramente le prime 5 posizioni sono abbastanza delineate, poi è chiaro che c'è da vedere se Bobbiese, cioè se la Castellana Fontana riuscirà poi a fare il playoff con questo momento con la Bobbiese, ed è chiaro che quindi per tutte le altre l'obiettivo massimo non potesse che essere una salvezza il più possibile tranquilla, quindi da questo punto di vista do ragione a Alessandro Piscina. C'è da dire che però la futura Fornovo Medesano non è mai stata realmente in lotta nella parte destra della classifica, quindi è un buon bilancio. Ecco, onestamente anch'io complessivamente mi sarei aspettato qualcosina di meglio dal Felino, che tra l'altro veniva anche da una buona serie positiva prima di domenica, ed è chiaro che forse delle nostre era quella da cui ci si poteva attendere qualcosa di meglio. E adesso tutti a seguire, sia lotta nei bassi fondi con ben 3 squadre parmensi coinvolte, che capire insomma se il Carignano riuscirà a fare quell'ultimo sforzo per raggiungere la salvezza, che credo fosse l'obiettivo poi minimo. Carignano che avrà il Real Salabaganza e Luzzara nelle ultime due giornate, quindi le ultime due in classifica, e chissà se Luzzara arriverà già retrocesso oppure ancora in cerca di punti per andare ai play-out,
certamente lo scontro diretto contro il Salavaganza di domenica peserà tantissimo, e il Salavaganza si augurava almeno di poter non essere ancora ultimo, in realtà ancora a Luzzara davanti, e c'è anche il Cervo da provare a scavalcare in questi ultimi 180 minuti. Simone Comani è un ex carignano, quindi sulla promozione non puoi esimerti, Simone, da non fare un commento, anche perché poi a suon di gol ci ritornerai in promozione, prima o poi. Ma vediamo. No, quest'anno ci do un attimo più attenzione alla promozione, perché col fatto che ci sono molte squadre che sono presenti vicino a casa mia, perché abita Sala, c'è Salavaganza, c'è il Cervo, così, e avendo molti amici che ci giocano, diciamo, ci do un attimo di occhio in più, ecco. Poi anche il fatto che si trovano in fondo, quindi posso venire in prima categoria l'anno prossimo, magari. Certo, uno guarda con occhio interessato. Poi, sì, esatto. Se vedi questo bilancio qua, cosa ti stupisce in positivo e in negativo? Ecco. Allora, vabbè, ovviamente P19 balza all'occhio, poi però non conosco nessuno della San Martinese. È una squadra nuova e neopromossa, tra l'altro, Modena e Reggio, quasi, quindi penso che anche aver inserito Riese e San Martinese sia stato quell'effetto sorpresa in questo campionato che ha magari sparigliato un po' le carte. Beh, diciamo che queste due squadre qui, queste due squadre che hanno fatto più 11 la San Martinese e la Castellana, sono le due squadre che hanno fatto mercato importante a dicembre, con giocatori che gli hanno cambiato in maniera veramente significativa il valore delle squadre, e si è visto assolutamente, perché la Castellana ha preso 4-5 giocatori dall'eccellenza e veramente giocatori veramente fortissimi, e la Riese ha preso due giocatori, un play di categoria superiore dalla Bagnolese, che è un ragazzo che si chiama Bezzani, bravissimo, e un giovane davanti che viene dalla Serie D o dall'eccellenza, veramente molto molto bravo, e gli ha spostato gli equilibri in maniera forte, e il mercato di dicembre lì l'hanno azzeccato in pieno. Poi forse la San Martinese rispetto alla Castellana, insomma, la Castellana è più forte della San Martinese, forse la San Martinese ha imbroccato questa serie di vittorie che ti danno quell'entusiasmo incredibile, dove poi diventa tutto molto più semplice, o comunque io l'ho visto contro di noi, nella prima mezz'ora potevano andare sotto 2-0 senza nessun problema, insomma, non ricordo se c'eri nella partita, sì, a Collecchio, nel recupero, dovevamo assolutamente andare in vantaggio noi, dopodiché hanno trovato un gol e avevano questa voglia incredibile di non subirlo gol, si percepiva questa forza di gruppo, e poi dopo, ripeto, dopo 10 vittorie consecutive non vengono per caso. Quindi, no, San Martinese veramente folgorante in questo giorno di ritorno, nelle prime 11 di partita ha perso la prima, poi ha vinto le successive 10, e come ricordava Marco Bernardini, i 4 pareggi ora che hanno un po' rallentato, però la squadra è comunque certa di fare ormai i playoff, e il mercato di dicembre ha aiutato la Riese, la Castellana, che erano fino a fine 2023 delle concorrenti per le parmensi nella zona più calda, per non retrocedere. Visto che abbiamo ospiti del girone B di prima categoria, direi di restare sui territori parmigiani e di fare questo ping pong tra vari campionati e ritornare in prima e vedere il bilancio attuale anche per questo girone qua, dove il Monticelli più o meno, Maurizio, è al passo con quanto fatto nella prima parte del campionato. Il Sorbolo ha un tempo di punti significativo, poi tutte le altre, diciamo che sono lì nell'oro. Il 4 Castella è calato tantissimo, il team Traversetolo, che è stato battuto da Simone Comani grazie anche alla sua doppietta, poi la vedremo. Poi fa un po' specie anche vedere la Valtarese così in fondo, anche se il bilancio delle prime 15 partite, delle prime 13 partite si assomiglia, ci sono solo 4 punti di differenza, mentre il Berceto ha dato uno sprint significativo dai 9 punti fatti nelle prime 13 a questi 19 fatti nelle seconde 13 del girone di ritorno.
Maurizio, una fotografia su questo girone. Quale realtà ti sta sorprendendo più positivamente? Ma allora, premesso che non mi sorprende l'escalation del Sorbolo, perché l'abbiamo incontrata e ci ha battuto all'andata, veramente forse è stata, adesso non lo dico perché c'è Bomber Comani, ma forse è stata una delle due squadre insieme al Marzolara che ci ha veramente messo in difficoltà. Campionato straequilibrato, strano per certi aspetti, con questo tipo di caratteristica che puoi veramente, ma questo è vero, puoi veramente perdere con chiunque, puoi essere messo in difficoltà da qualunque squadra, anche se è in fondo, se ha dei punti in meno. È un girone veramente molto equilibrato e difficile, e basta guardare la classifica. Basta guardare la classifica, siamo stati per tanto tempo nel giro di 2-3 punti 5-6 squadre. Un risultato più o meno positivo c'è proprio la differenza. Campionato difficile, obiettivamente farei fatica a dire qual è la squadra che mi ha sorpreso di più, perché ognuna a modo suo ha fatto comunque cose positive. Per esempio, tu citavi il Berceto, no? Da quando è andato Davide Bacchini ha cambiato marcia, addirittura adesso potrebbe salvarsi direttamente, ma la stessa Juventus Club, insomma, diciamo che potrebbe anche vincerle entrambe. Non mi ha stupito una squadra, mi ha stupito il campionato, questo sì, il girone soprattutto, perché è veramente un girone difficilissimo, ed essere in alto, primi, secondi, terzi, comunque siamo tutti in pochi punti. È veramente un grande risultato per chiunque, certo, poi vince uno e gli altri no, però è veramente un grande risultato per chi è riuscito a mantenere un passo di un certo tipo in questo girone veramente complicato. Peraltro, per così confrontarlo anche al girone A, in prima categoria, Marco Bernardini, vediamo che in prima categoria ci sono già due girone A, due realtà praticamente spacciate. E mentre invece il girone B, il Mercury comunque ha fatto i suoi punti, Ariago che è penultimo ora si sta riprendendo, addirittura potrebbe fare il play out, ne ha 23, e invece qui la Pontolese Gazzona, non Gazzosa, ne ha 20, e la Salicetese ne ha fatti soltanto 5 senza mai vincere peraltro, quindi qui abbiamo magari più punti in vetta, ma molti meno punti, sì, in coda, Marco. Sì, è un po' questo il quadro anche degli ultimi anni. Il girone B di prima è sempre stato molto equilibrato, quindi livellato. Se ti ricordi le lotte per i primi posti, non c'erano mai delle medie punte altissime. In realtà nel girone A invece la squadra o le prime squadre avevano sempre un maggior numero di punti. Basta vedere che lo Zibello Polesine domenica, battendo il Vigolzone, ipotecherebbe la salvezza diretta, anche perché poi alle spalle c'è lo scontro diretto tra River Niviano e Arquatese, per far capire che insomma lì sicuramente le ultime in fondo hanno fatto pochi punti, ma l'esempio è la Salicetese che praticamente non ha mai vinto, ha fatto solo 5 pareggi, quindi insomma è stata un po' la Cenerentola. Il Mercury era partito un po' così, poi in realtà ne sa qualcosa anche Maurizio, qualche punto che Comani, perché abbiamo proprio i due che il Mercury insomma... Gli unici punti, ne ha fatti 0, gli unici punti che ha fatto in trasferta li ha fatti a Marzolara, però in quella partita Simone non ha fatto gol, quindi cioè, c'è anche il fattore che se magari Simone fa gol, il Marzolara vince, no Simo? 0-1 è finita quella partita lì, è stata una partita approcciata malissimo, probabilmente si è andati in campo anche con un'area di superiorità, giustamente quando approcci male delle partite contro magari una squadra che oggettivamente aveva ancora poco da dire, e dopo ci rimani dentro. Noi l'abbiamo proprio sotto gamba, anche perché veniamo da prestazioni ottime, perché abbiamo fatto 4-0 con Valtarese, abbiamo vinto in casa di Palanzano che non ha mai vinto nessuno, abbiamo fatto 1-1 col Solignani in casa che ci hanno fatto gol al 95esimo su rigore. Abbiamo fatto delle prestazioni ottime e si vede che mentalmente quella partita lì l'abbiamo mollato, anche se paradossalmente era il momento
di accelerare. Esatto. Però dicevo, quella partita lì, Comani non ha timbrato il cartellino, lo ha fatto in altre giornate, nell'ultima lo ha fatto due volte contro il team Traversetolo, e quindi abbiamo il momento della goal collection, abbiamo qualche gol, abbiamo anche quello del Terme Monticelli, quindi adesso è il momento di vederci qualche video, partirei da quelli di Comani, ci prendiamo un minuto preciso per riguardarci i suoi gol del girone di ritorno, non solo la doppietta contro il team Traversetolo, che abbiamo anche una qualche perla, io direi che ce n'è uno molto bello, quindi state attenti fin da subito. Goal collection. Contro il team Traversetolo è rivedibile, Simone, a mio avviso. Ma ti dico una cosa adesso, io porto le lenti, quando il team Traversetolo nell'inizio del secondo tempo ho perso la lente, quindi di solito il calcio rigore guardando il portiere, non guardando la palla, solo che non ci vedevo da un occhio, quindi ho detto magari arrivo sul dischetto, cicco la palla, faccio una figura da chiodi, quindi lo calcio normale, solo che normale non so calciarli, quindi è andata bene, quindi... È andata bene così, direi, altrimenti avrei sentito un po' un liscio. Come è successo a un giocatore, mi sfugge il nome, Marco, aiutami, quello ex Crotone che ha inciampato sul dischetto proprio nell'ultimo weekend in Spagna, e l'ex attaccante del Crotone, ora scusa, ha fatto Ante un... Budimir. Budimir. È inciampato per un momento di battere rigore e ha tirato un liscio clamoroso. Per fortuna Simone non è andata così male, doppietta, abbiamo visto i suoi 5 gol del 2024. Molto bello il primo, quello di tacco contro il Basilicastello, ecco, questo era da sottolineare, così come Maurizio è stato molto molto bello il gol che vi ha dato la vittoria a Casalmaggiore, te lo faccio rivedere così godi ancora un po' della prodezza di Emma Martinez. Oh, qui non si può dire che si potesse calciare meglio la punizione, obiettivamente un gran gol alla Emma Martinez. Sì, Emma non è nuovo a queste prodezze, è un ottimo giocatore e oltre ovviamente ad avere un ottimo calcio, quindi anche sui calci piazzati non diretti in porta, sempre pericoloso, è chiaro che sulle punizioni lo è ancora di più, quest'anno come ho detto prima parecchie punizioni le ha tirate dentro e altre sono state anche miracolosamente salvate, quindi insomma diciamo che il suo dovere l'ha fatto dopo averci fatto retrocedere l'anno scorso praticamente con un blocco centrale avversario però esatto. Questa era simpatica, bravo. No, peraltro, Maurizio, insieme a Bedoni, è il vostro miglior marcatore, fa un po' specie vedere un difensore come il bomber della squadra con 7 gol, comunque sono tanti. È chiaro che Ema non è un difensore, è un giocatore che può giocare in qualsiasi ruolo, che in categoria è un valore aggiunto, non da poco. Non abbiamo ancora parlato di Maurizio, anche qui ovviamente abbiamo le classifiche, la classifica del girone A da comparare, e quindi direi di fare il saldo insieme a Marco Bernardini e anche a Mister Piscina, che sicuramente seguono questo campionato, poi Simone da ex Fidentina qualcosa dovrei dirmi.
Allora, prime 15 giornate dell'andata confrontate al ritorno, vediamo che quelle di Parma sono fondamentalmente con un bilancio positivo, il Colorno ha un punticino in più, la Fiorentina ne ha 10 in più, anzi, perdon, ne ha 20 in più, scusate, qui c'è un errore nella grafica, sì. C'è un errore nella grafica, ovviamente ne ha 20 in più, perché sono stati 26, quindi sono veramente tantissimi, e ne aveva soltanto 6, cioè ricordarsi Marco com'era di sempre. Incredibile. No, sembrava quasi come la Bagnolese. Poi è vero che nelle ultime due la Fidentina fece punti, no? Vinse col Rolo l'ultima Rolo, d'andata e lì fu il primo passo verso poi la rimonta. Il Salso ha due punti in meno, però c'è stato un momento di flessione con Ghia, che invece ha fatto bene all'inizio. Ghia ha fatto male al ritorno del girone appunto del secondo girone, e poi è arrivato adesso Gigi Apolloni che, come dicevi tu, a Mattagrandi è riuscito a fermare in due settimane la Gazzanese, in tre settimane la Gazzanese, la Correggese, e quasi quasi ci scappava il miracolo anche col Cittadella. Eh sì, tra l'altro alle porte adesso due partite con Bagnolese Fabrico che sono tutt'altro che impossibili, non diciamo nient'altro, però insomma il Salso sta ponendo le basi per guadagnarsi la permanenza diretta in categoria. La Fidentina è incredibile, cioè noi pensavamo riuscirà ad agganciare i play-out, adesso l'asticella si è alzata, ha fatto anche 4 vittorie consecutive, al di là delle due situazioni con Nibiano 2-2 e la sconfitta con Zola Predosa, però in entrambe le situazioni sicuramente non arbitraggi a favore, e poi la vittoria di domenica rimette comunque la Fidentina in piena carreggiata per potersi, se non altro, giocarsi la salvezza fino all'ultima giornata. Sì, sì, poi ci sono ancora degli scontri diretti da tenere d'occhio. Ora vado a recuperare un articolo che avevamo scritto in settimana su Sport Parma per avere tutto sotto controllo, mister Piscina, su questo campionato di eccellenza. Un plauso anche alla Fidentina, perché dopo un girone d'andata dove è più facile tirare così, ti dico una cosa per farti capire il discorso Fidentina, no? La Fidentina era a 6 punti, ok? E secondo me mancava una o due partite alla fine del giorno di andata, ed erano più o meno in concomitanza con il mercato, diciamo così, di dicembre. Sì. E in quel momento, quando erano a 6 punti, si vociferava, tant'è che forse anche a noi poteva interessare qualcosa della Fiorentina, che se avessero chiuso con veramente pochi punti, probabilmente nel mercato di dicembre avrebbero liberato un po' di giocatori. Da lì hanno vinto, secondo me, l'ultima, o forse addirittura l'ultima, io non me lo ricordo, una senz'altro, sì. Okay? E da lì hanno cominciato questa, diciamo, questa rimonta che ha dell'incredibile, ma la Fiorentina non è nuova a questo tipo di imprese, fa sempre dei giorni di andata un po' fatti male e poi fa dei giorni di ritorno veramente importanti, quindi tanto di cappello a mister Montanini. Perse la penultima col Castelfranco, dopo aver perso anche la terz'ultima con la Pievenonantola, però vinse con il Rolo e poi da lì... Ricordavo che una l'aveva vinta, aveva chiuso a 9, poi subito a gennaio aveva ripreso a vincere già dal derby contro il Salso, quindi un'ottima Fidentina in questo 2024, che anche l'anno scorso, nel 2023, aveva dato vita ad un'impresa importante, ma non come quella di quest'anno, perché quest'anno il girone d'andata si era chiuso in un modo ancor più deficitario. Tenevo d'occhio, vi dicevo, gli scontri diretti, appunto Virtus Castelfranco e Rolo saranno le ultime due partite della Fidentina contro due squadre che non hanno più nulla da chiedere al campionato. Interessante invece il calendario dello Zola Predosa, della Pievenonantola, che giocherà con lo Zola Predosa e contro il Brascello Piccardo. Il Montecchio invece gioca contro il Faro Gaggio Montano e la Bagnolese, quindi il Montecchio ha un calendario anche lui abbastanza agevole. Però c'è questo ultimo scontro diretto tra Pievenonantola e Zola Predosa, che è decisivo un po' per capire le gerarchie dei play-out. Qui abbiamo visto anche il bilancio, Simone Comani da ex Fidentino, vuoi aggiungere qualcosa? Poi ci sono Colorno e Salso, insomma, in questo... Ma ti dico, Pierone. Io quando sono venuto qua a novembre,
ti ho detto che mi hai chiesto un parere sulla Fidentina e ti ho detto onestamente che, come tutti, poi io in più, anche conoscendo la società, era una roba assurda il fatto che avesse 6 punti a fine del girone d'andata, o comunque avesse fatto pochi punti. Sì. Io ero venuto a novembre, mi sa che ero passato 10-11 giornate, una roba del genere. Probabilmente erano qui a 6, sì. Probabilmente erano. Esatto. E diciamo che non mi sorprende, perché so come lavora la società, so gli interpreti, ovvero i giocatori che sono là, quindi non mi sorprende più di tanto l'andamento del girone di ritorno, perché sostanzialmente a mio parere è la media che mi aspetto da loro. Poi ovviamente quando ti trovi a 6 punti a fine del giorno andato non è mai semplice risollevarsi, soprattutto in una situazione tragica come era la loro, quindi tanto di cappello che sono riusciti ad uscirne. Ancora no, però sono quasi, cioè diciamo che si sono risollevati bene, ecco. Sì, sì, sì. Adesso l'obiettivo potrebbe essere quello di arrivare a fare un play-out in una posizione di forza e poi sperare anche nell'incrocio favorevole tra Pieve Nonantola e Zola Predosa. Lì non so, Marco, quale risultato bisogna sperare. Forse il pareggio o addirittura la vittoria dello Zola Predosa, anche se davanti, perché se la Fidentina mantenesse il suo rendimento, 6 punti in 2 partite, e lo Zola Predosa ne facesse soltanto 3, ecco che Sì, Zola Predosa si gioca la salvezza diretta, perché in caso di vittoria poi andrebbe a più 8 sulla Pieve Nonantola, quindi metterebbe una seria ipoteca. Fidentina che però già oggi, ad oggi, insomma, giocherebbe il suo play-out in casa, e direi che è già questa una mezza impresa. Attenzione, sì. Marco, all'ultima giornata, perché c'è Zola Predosa giocherà in trasferta a Nibbiano. Mentre la Pieve Nonantola giocherà contro il Brescello Piccardo, che ormai non ha più obiettivi, visto il calo, la flessione, l'abbiamo visto dai punti, meno 10. E quindi sì, direi che adesso deve ricompensare i punti persi nello scontro diretto, ecco, eventualmente per la Pieve Nonantola. Abbiamo più o meno parlato di tutti. C'è un tema anche in casa Colorno, insomma, settimana scorsa abbiamo parlato commentato le dichiarazioni di Niccolò Galli ai nostri microfoni, insomma, ha fatto capire che il suo futuro potrebbe non essere legato ancora a Colorno. Marco, partendo da te, e poi chiedo anche al mister Alessandro Piscina, questo domino delle panchine che incomincia a farsi, Colorno potrebbe cambiare, forse anche a livello societario, si dice, non più con la presenza del presidente Pier Antonio Gherardi. Ovviamente ora cercheremo di indagare, potrebbe cambiare qualcosa, potrebbero cambiare gli scenari. Che stagione è stata questa del Colorno, a tuo avviso, insomma? Perché questa è la nostra terza puntata, quindi non so se tu avrai tempo di tornare a trovarci, allora ti faccio fare il giro oggi. Sì, beh, sicuramente questo per il Colorno è stato una sorta di anno zero, si era chiuso un ciclo alla fine della passata stagione che per un soffio non aveva portato lungo questo percorso alla promozione in Serie D, con quello spareggio di 2 anni fa con il Terranova. È chiaro che questo era un nuovo ciclo che si apriva, con tante certezze ma anche qualche incognita, e direi che comunque il Colorno se l'è cavata alla grande, considerando che insomma viene da un punto in 4 partite, ma perché già prima aveva ipotecato la salvezza con un bel cammino, a mio parere, insomma, complessivo anche nel girone di ritorno. Insomma, una squadra che obiettivamente non ha più nulla da chiedere, ed è corretto che insomma cominci già a pianificare quello che può essere il futuro. E sì, dispiacerebbe anche a me se ci fosse già un altro cambio di gestione dopo un anno, però sicuramente ci saranno le valutazioni, tutte le valutazioni del caso, e credo che comunque Colorno meriti di essere una realtà consolidata, che probabilmente merita anche qualcosa di più dell'eccellenza. Mister Piscina, sul Colorno cosa dice, anche sul cammino di Niccolò Galli, e sul futuro delle panchine, perché adesso noi chiuderemo con i campionati, ma inizieremo subito a parlare di calciomercato, quindi è inevitabile parlare anche poi degli sviluppi sulle panchine in primis.
No, beh, sul lavoro di Nicolo Galli mi è capitato di vedere un turno infrasettimanale pomeridiano e si vede in maniera chiara un lavoro importante, una struttura di gioco chiara, che tra l'altro mi piace anche molto, come c'è grande responsabilità verso i calciatori. E ma sul discorso del futuro del Crono, sinceramente non ti dico nulla, perché non ne so nulla. Ho letto, ho sentito il discorso della famiglia Garanti che potrebbe uscire, però non è una cosa che non faccio nessun commento, perché non so nulla. Sul tuo futuro, se hai novità, se sappiamo qualcosa mancano due partite alla fine del campionato e poi dopo vedremo. Qua gli allenatori, Maurizio, non si sbottonano, quindi dobbiamo passare dai direttori sportivi. Montinelli tornasse in promozione, quali scenari potrebbero aprirsi? Ci hai già pensato? Perché ovviamente immagino che chi si trova nella tua situazione debbano essere fatte due pianificazioni diverse, no? Prima categoria e promozione. Hai già pensato, stai già programmando il futuro, Maurizio? Ti rispondo così: sono e siamo troppo concentrati sull'obiettivo. Il resto si vedrà nel campionato. Non ci ho pensato e non ci penserò per le prossime due settimane. No, davvero, a parte gli scherzi. Siamo troppo a questo obiettivo, sarebbe un sogno tornare in promozione, quindi... Non penso a niente, e so che anche per i giocatori e anche per il mister queste voci che ogni tanto saltano fuori non credo che possano disturbare in nessun modo. Ecco, a proposito di nomi che tornano fuori, ho visto il messaggio di Alberto Vicini, direttore sportivo ex Colorno, ora al Fabbrico, lo salutiamo, chissà che non tornerà oggi anche il suo nome prima o poi in terra parmense. E se il Monticelli è vicino ma non vicinissimo al ritorno in promozione, quasi fatta per il Fidenza, Marco, sì. E lo capiamo anche dal calendario delle prossime partite. Abbiamo messo come sempre i top match del weekend, e beh, c'è San Nazarese, non è sul nostro territorio, ma San Nazarese Fidenza, San Diego, insomma, una domenica di big match al vertice in prima categoria, non solo Monticelli-Sorbolo ma anche San Nazarese-Fidenza. Al Fidenza basta un punto per celebrare il ritorno in promozione, dove manca dal 2016-2017, ma è un traguardo meritatissimo. 15-16, ed è un traguardo di prima categoria, ed è un traguardo meritatissimo, perché è una sola sconfitta nelle ultime 25 giornate, quindi praticamente dalla terza in poi ha perso solo una volta. Miglior difesa con 23 reti subite, insomma direi che è un traguardo meritato, tanto atteso, perché insomma è da anni che il Fidenza sotto sotto ci prova, e quest'anno probabilmente ha trovato tutto e tutti gli incastri giusti in un girone che non è mai banale, perché insomma sappiamo benissimo come le piacentine in quel girone di prima siano particolarmente competitive e agguerrite. Negli ultimi anni sono salite sempre squadre di Piacenza, forse tranne il San Secondo, proprio del precedente Gherardi, che era stata l'unica intrusione parmense, credo, ormai nell'ultimo decennio. Un girone che ha regalato poche soddisfazioni a Parma. A Fidenza manca veramente poco, basterà non perdere con la San Nazarese, o altrimenti non farlo, non perdere nell'ultima partita. Segnale che siamo andati sul gong. Allora, recap: Simone Comani, in attesa dello scontro col Monticelli, hai l'ultima partita. Chiedo anche a te un commento, perché il calendario si commentava da solo per il Monticelli, ovviamente. Mister prima ci ha detto che c'è la Ponte Nurese per la futura, ultimo ostacolo. Invece, il Marzolara cosa deve fare domenica? Abbiamo la Casalese, ci va ad andare a Casal Maggiore a vincere per guadagnarsi una posizione d'onore, per provare a scavalcare la Casalese, per finire l'anno felici, diciamo, come tu per arrivare magari, non so, a 15 gol, insomma, devi darti da fare. dura. Dopo il mercato, dopo non ti chiamano, non è che bastano i rigori, i rossetti qua, l'obiettivo è quello di arrivarci a 15 gol, però è troppo dura.
noi ne abbiamo mostrati 5, poi il resto, insomma, dopo devi farlo con i tuoi piedi, ma già quest'anno hai dimostrato grande continuità e anche una buona dose di precisione sotto porta. Simone, ti ringrazio, così come ringrazio anche gli altri ospiti, perché siamo giunti in conclusione, quindi grazie Simone Comani, grazie a Mister Piscina, ti ritroverò domenica post Ponte Nurese, l'ultima intervista al Maniforti di quest'anno. Voglio vedere se magari domenica mi dici qualcosa di più sul futuro, su tante... Non dirò niente, perché non ho niente da dire. Bocca cucita. È scappato Maurizio Marchini, ma lo salutiamo, un applauso a Maurizio, che viene proseguito poi anche per Marco Bernardini. Grazie Marco, è iniziato al fianco anche in questa stagione, in tante puntate, vorrei fare un'impressione all'ultima, a fine mese, siamo qua. Ecco, cioè, ritorno Martini giusto per i saluti finali. Direttore, grazie per la partecipazione, se ci sta sentendo. Ecco, direttore, grazie, non vi sento più. No, nessun problema, ci stavamo salutando e ti facciamo l'in bocca al lupo col tuo Monticelli, grazie. Crepe il lupo, un saluto a tutti. Grazie mille, grazie anche alla regia che ci ha supportato. Allora possiamo andare in sigla e ci ritroviamo con D-Day settimana prossima, 26esimo appuntamento sempre qui su Sport Parma. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao.